L'idea di portare questo progetto qui in Pinacoteca di Brera è nata abbastanza naturalmente dopo i 3 giorni di corso che abbiamo fatto a Torino con Ilaria e eravamo assolutamente entusiaste, quindi nel giro di poche settimane abbiamo parlato al direttore e lui ha dimostrato uguale entusiasmo. Il scopo è l'inclusione. L'inclusione intende che chiunque che viene qui senta a casa. Penso che uno dei ruoli fondamentali di chi lavora in un dipartimento educazione sia quello di tradurre un linguaggio spesso complesso che deve diventare invece accessibile alla maggior parte delle persone. Questi supporti diventano poi fondamentali quando dobbiamo affrontare questo tipo di questioni. Quindi è un lavoro che deve essere fatto ovviamente in relazione alla curatela, alla direzione, ma che a questo punto è imprescindibile. La prima sfida è quindi quella di sciogliere quelli che abbiamo come binomi automatici, come schemi mentali precostituiti, per cui disabilità uguale disagio. Così non è, o perlomeno così non deve Il corso pone proprio le sue fondamenta sul confronto tra professionisti nei musei, in un'ottica non di far vedere l'eccellenza in quanto una vetrina di irraggiungibile di progetti che non si potranno mai realizzare, ma proprio come un attivatore di empowerment e di confronto tra colleghi. Le persone con disabilità hanno diritto a svegliarsi al mattino e decidere come occupare il loro tempo libero, ad esempio visitando un museo, esattamente come potremmo fare ciascuno di noi. E hanno anche il diritto però ad entrare in un museo e trovare dei contenuti accessibili e comprensibili. Possedere questi strumenti, questo tipo di competenze è assolutamente fondamentale per un'istituzione museale e soprattutto per chi lavora all'accoglienza del pubblico, per quanto riguarda l'accoglienza appunto del pubblico e la disabilità. E per favorire le pratiche inclusive occorre lavorare innanzitutto sulla cultura organizzativa, quindi sulla mentalità che caratterizza le persone che lavorano nel museo. Un progetto che si è consolidato anche nella metodologia, ma che è riuscito a portare il proprio raggio di azione dal territorio locale a una dimensione assolutamente nazionale. Si è partiti dalla considerazione che i musei non sono solo luoghi di conservazione e di trasmissione di contenuti, ma anche luoghi che consentono esperienze culturali, relazionali, sociali positive. Questa è la strada privilegiata per rendere i musei e i luoghi d'arte la casa di tutti. Credo che la cosa più importante sia dare la disponibilità a mettersi in relazione con i nostri figli disabili, per agganciarne la curiosità e gli interessi e permetter loro di condividere un'esperienza che possa sorprendere ed emozionare tutti. Attraverso il lavoro di squadra ed una formazione continua possiamo adeguare o migliorare le competenze di comunicazione, di interazione e di relazione con i nostri visitatori. Per me il corso è stato fondamentale perché mi ha aiutato a rapportarmi al meglio con col pubblico, le persone che entrano qua in OGR. Accessibilità culturale significa anche proporre dei percorsi di partecipazione effettiva di arte relazionale o partecipata col coinvolgimento di artisti e professionisti del settore culturale. Questo corso ci ha insegnato a considerare il patrimonio culturale un po' come casa nostra. Quando apriamo casa nostra, chi entra non è un visitatore, un pubblico, una persona con disabilità, è un ospite, è un nostro amico. Ne siamo orgogliosi perché prendersi cura delle persone più fragili vuol dire prendersi cura dell'intera comunità.